chiamo Andrea Crespi, vengo da Milano e quel ragazzo laggiù sono io. Se avessi fatto l'infermiere, probabilmente avrei detto di essere un chirurgo. Non dico bugie, semplicemente mi piace pensare in grande. Sono un creativo impegnato nel campo della comunicazione e se è vero che questo non necessariamente fa di me un artista, è vero anche che i miei lavori da molti sono considerati una forma d'arte. Le mie opere comunicano su un livello altamente visivo e semplice, che arriva con facilità alle generazioni di internet e dei social network. Passo il mio tempo a lavorare su cose che amo. Oggi tutto è mutato ed è in continua mutazione. E se noi uomini siamo profondamente modificati, perché non modificare anche le opere conosciute, offrendole magari ad un pubblico nuovo? Oggi sono qui al Leopold Museum. Questo museo ospita la più grande ed imminente collezione di opere di Egon Schiele e una raccolta altrettanto impareggiabile di capolavori dell'arte viennese intorno al 1900. Adoro l'atmosfera di questi luoghi. Quando viaggio in posti nuovi, una delle prime cose che mi piace fare è visitare i musei e le gallerie d'arte locali. Questo per me è una grande fonte di ispirazione, che mi aiuta nell'obiettivo di avvicinare i giovani all'arte, fondendo il vecchio con il nuovo. Penso di aver trovato un mio modo per arrivare alla gente, che è facile e difficile allo stesso tempo, ma è senza dubbio contemporaneo. Inoltre credo sia anche molto importante rimanere sempre se stessi, anche se ovviamente non si può piacere a tutti. Non ho paura della critica e mi piace il rapporto con il pubblico. In passato gli artisti usavano principalmente pennelli e scalpelli per produrre la loro arte. Adesso i mezzi di comunicazione sono cambiati. Abbiamo PC, smartphone, fotocamere digitali e per molti, me compreso, sono diventati questi gli strumenti base per sperimentare ed esprimere la propria arte. Qualcosa deve essere molto polarizzante nel panorama dei media di oggi per risuonare. La mia arte vive di contrasti. La mia missione è avvicinare le persone alla creatività per vedere le cose in maniera diversa da come siamo abituati. Sapete cosa? Anche qui a Vienna, nelle lounge di Austrian Airlines, possiamo trovare le repliche di alcune delle opere che abbiamo visto prima al Leopold Museum. Io credo davvero che se cambiamo il modo in cui guardiamo il mondo, saremo sicuramente in grado di cambiare le nostre vite. Vero, Valli?